questa bellissima presentazione della, di Castiglione d'Orcia e della Val d'Orcia. Io ho avuto la fortuna, sono stata nel 2020 da voi, ho conosciuto Valentina, da lì è nata l'idea di questa serata. Sicuramente dopo questa presentazione molti saranno invogliati a venire da voi, ma noi in primis come amministrazione sicuramente faremo il possibile per organizzare qualche momento, se non addirittura qualche giorno da voi. Io adesso prima, non so se qualcuno voleva fare qualche domanda ai due relatori. Sì. Se no passerei, vorrei consegnare a Irene, a Claudio e a Valentina. No, certo. Come amministrazione, come prologo, quindi chiamo anche Roberto per sì. Mi aiuta Caterina Valentinioni, che è il nostro assessore all'istruzione e alle politiche sociali. Volevamo omaggiarvi del libro Lo specchio di Palazzo. Poi Irene, visto che mi ha detto che l'ha già acquistato, così, l'hai letto? Ah, ok, quindi non ce l'hai, se no pensavo a qualcos'altro. Esatto, con all'interno, sì, e, al sindaco, questa è una borsa che richiama Castiglione Luna con la collegiata e i vari rioni, fatta qualche anno fa da un ragazzo di Seconda Media durante il progetto di Svegliare il Palio organizzato da Proloco. All'interno Taglio Fuscoli, sì, abbiamo per il sindaco questa che è una stampa realizzata da Franco Canziani, che è il fotografo che ha fatto tutte le foto e che è seduto là in fondo. Grazie Franco. Ha realizzato vari soggetti su Castiglione Luna e abbiamo scelto questo per lei, che rappresenta il vecchietta e quindi la processione di Sant'Orso all'interno della nostra cappella. Chiaramente abbiamo anche per Irene e Valentina, sì, gli altri due libri. Lascio la parola a Roberto invece per le mangi da parte di Proloco. No, io volevo dire ora, che abbiamo anche noi, però, pensavo che facessimo domani, quindi grazie, però domani consegneremo le nostre piccole attenzioni. Grazie a voi, questa è una stampa che è stata realizzata per i 40 anni del Palio da Luca Garofalo e la vogliamo omaggiare in modo che vi ricordiate anche di queste giornate trascorse insieme a voi. Grazie. Grazie. Quindi io vi ringrazio ancora per essere stati presenti questa sera, vi auguro buona serata. Per chi vuole salire al castello di Monteruzzo c'è lo stand gastronomico di Proloco, con anche l'esibizione questa sera dei mali d'acciaio con le spade infuocate. Sì, ci sono anche altri trattenimenti oltre alla musica e il cibo, anche abbiamo delle farfalle luminose e il mangiafuoco e insomma tutti questi eventi insieme, incatenati. Grazie.